Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a parlare delle 5 applicazioni gratuite di cui non potrete più fare a meno. That's it, let's get started! La prima applicazione di cui vi voglio parlare si chiama Parcel App, in realtà soltanto Parcel. L'applicazione, come potete immaginare, è un'applicazione molto semplice che serve per tracciare tutti i vostri pacchetti in arrivo da Amazon, da eBay, da qualsiasi cosa, insomma. Basta avere il numero di tracciamento. E ad esempio io ho appena copiato un numero di tracciamento di un pacchetto che mi dovrebbe arrivare dalla Cina perché ho comprato da AliExpress e basta cliccare sul più, ecco qua, e già mi copia dalla memoria il numero di tracciamento, mi mette già il corriere e questo effettivamente so che è un pacchetto che contiene dei cinturini per l'Apple Watch, quindi cinturini Apple Watch, ecco qua, posso aggiungerlo alla lista ed ecco qua che magicamente mi compare, wow, tutta la lista di dove questo pacchetto è transitato, appunto da quando è partito il 3 dicembre del 2020 a dove è arrivato. Addirittura il 18 dicembre del 2020 dice che è arrivato a Lussemburgo. Boh, ancora lo aspetto, siamo a gennaio. Vabbè, comunque arriverà nei prossimi giorni. Quindi un'app utilissima, assolutamente da avere. L'unico problemino è che potete tracciare fino a 3 pacchetti con la versione gratuita. Per avere diciamo pacchetti infiniti, cioè potete aggiungere quante ne volete, dovrete sottoscrivere all'abbonamento premium cliccando sull'iconcina del lucchetto e sottoscrivere al premium, che costa 3,49 € all'anno, quindi un prezzo assolutamente accessibile per avere, insomma, niente pubblicità prima di tutto e per avere la possibilità di tracciare qualsiasi tipo di pacchetto. Un'applicazione davvero davvero utile. La seconda applicazione che vi voglio mostrare si chiama Brightness Slider. È un'applicazione davvero semplicissima, un'applicazione ovviamente gratuita che viene veramente utile quando, come me per esempio, ora siete passati ad un Mac Mini e quindi avete bisogno di un monitor esterno. Cosa succede? Che ovviamente i monitor esterni hanno bisogno di aumentare o diminuire la luminosità dello schermo dai bottoni fisici, mentre prima ovviamente era più semplice, per esempio quando avevo l'iMac, con la tastiera appunto potevo andare a regolare la luminosità. Con questa applicazione molto semplice, vedete, è un semplicissimo slider che aiuta a aumentare e diminuire appunto la brightness, quindi la luminosità dello schermo. Questa applicazione lavora in due modi. Se lo schermo è compatibile, effettivamente va realmente ad aumentare e diminuire la luminosità dei pixel. In caso contrario, come per esempio in questo caso, in realtà quello che fa, e c'è scritto appunto proprio sull'applicazione, nelle specifiche dell'applicazione, va a creare una sorta di velo nero, trasparente, che simula, diciamo così, l'aumento e la diminuzione della luminosità. Vedete? E questo è proprio il caso di questo schermo di 34 pollici, che è lo Xiaomi. Se andiamo nelle impostazioni, vediamo che l'unica cosa che si può fare ovviamente è andare a mettere delle shortcut da tastiera. Io ho messo Command Alt Shift più e Command Alt Shift meno per aumentare e diminuire la luminosità. E effettivamente, se vedete, ecco qua che io sto aumentando e diminuendo da tastiera la luminosità dello schermo. Applicazione anche questa molto molto utile. La terza applicazione che vi voglio mostrare si chiama Hidden Me. Hidden Me è un'applicazione anche questa davvero utile, soprattutto per persone che fanno per esempio screen recording, come per esempio quando bisogna fare dei tutorial.
per andare a pulire il vostro desktop da tutto il macello che sicuramente voi avete sul vostro desktop. Beh, non tutti, però è il mio caso molto spesso. Di conseguenza, questa applicazione, eccola qua, una volta installata si presenta anche questo sulla barra delle applicazioni ed ecco qua che al click compare tutto quello che c'è sul desktop. Appunto, basta un click per nascondere e mostrare tutto quanto. È un'applicazione davvero molto utile e se andiamo nelle preferenze possiamo vedere cosa possiamo fare. Ovviamente questa è la versione free, nella versione a pagamento ci sono altre feature. Però nella versione free possiamo andare a vedere che, per esempio, possiamo andare ad aprirlo al login, quindi tutte le volte che andate ad accendere il vostro Mac è già bella lì pronta all'uso. E una cosa molto simpatica, vedete qua c'è background. Cosa significa? Che voi potete in realtà cambiare il background, quindi cambiare il desktop, il wallpaper, quando andate a cliccare sull'iconcina. Per esempio, mi viene in mente un esempio molto semplice: se avete come wallpaper una foto di famiglia e durante le registrazioni non volete mostrare appunto questa foto di famiglia, potete andare a utilizzare un custom wallpaper, fate browse, andate a cercare nelle vostre cartelle un wallpaper che secondo voi è adatto appunto alla registrazione. Potete mettere qualsiasi cosa. Una volta selezionato, tutte le volte che cliccate sull'iconcina andrà a cambiarvi il wallpaper. Andiamo a vedere effettivamente se funziona. Al click, voilà! Ecco qua, ovviamente ora l'immagine è completamente stracciata perché la mette appunto a tutto schermo e essendo un 34 pollici ce n'è da coprire. Ecco qua che al click vedete lo schermo cambia. È una cosa davvero davvero molto utile. Ora ritorno indietro, use desktop wallpaper. La quarta applicazione che vi voglio mostrare si chiama Hidden Bar. Come potrete immaginare, Hidden Bar è un'applicazione, come ce ne sono tante altre, ma ripeto, questa è gratuita, che va a nascondere praticamente le icone sulla barra del menu. Queste qua, proprio queste qua. Come funziona? Una volta installata c'è questa iconcina con una freccia che appare, basta cliccarci una volta e vedete che appare anche un'altra iconcina, questa qua, questa stanghetta verticale. Basta cliccare con il tasto sinistro del mouse mentre teniamo il tasto Command per andare a muovere praticamente questa barretta dove ci interessa. Se per esempio io ora la posiziono qua, significa che tutte le icone che stanno tra la barretta verticale e la freccetta saranno visibili, tutte le altre saranno invisibili. È un'applicazione davvero utile per appunto nascondere tutte quelle icone che utilizzate meno frequentemente. L'ultima applicazione, la quinta applicazione di cui voglio parlare, si chiama Unsplash Wallpaper. Ebbene sì, un'applicazione creata proprio dai creatori del sito internet Unsplash, quindi di questo sito ormai famosissimo di stock photography gratuita, sia per uso commerciale che per uso privato. E una volta installata questa applicazione, una cosa veramente fichissima, cliccate sull'iconcina ed ecco qua che Unsplash Wallpaper compare con questo pop-up e vi mostra qualche proposta di wallpaper che potrete applicare in un solo click. Con l'iconcina centrale di refresh potete andare a cambiare appunto finché non trovate il wallpaper che volete applicare, e una volta cliccato Set as Wallpaper appunto il wallpaper è applicato. Andiamo a vedere però le altre opzioni. Nei temi, la prima iconcina, potete andare a selezionare quali temi volete per i vostri background. Per esempio io ho selezionato spiagge, ma possiamo mettere per esempio foto in black and white, possiamo mettere foto editoriali, possiamo mettere animali, quello che ci pare insomma. E quindi quello che ci va a proporre dopo, una volta cliccato su Set as Theme, ecco qua che nuovamente ci propone delle foto con animali, per esempio. La seconda iconcina ci fa vedere le ultime foto appunto che abbiamo visualizzato.
mentre nelle preferenze, quindi nei settings, andiamo a fare il launch at startup, quindi quando il Mac si avvia ce l'avremo già disponibile. E possiamo dirgli anche di fare l'update in automatico del nostro wallpaper ogni giorno oppure ogni settimana o manualmente. E questa era l'ultima applicazione di oggi. E anche questo video è terminato, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, ma sono sicuro che queste applicazioni non mancheranno sul vostro Mac. Come sempre vi chiedo che cosa? Di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!